Intanto complimenti a tutti voi che siete qui, di aver superato il torpore di questa mattina che, insomma, credo che ci abbia affaticato un po' tutti, no? E quindi vi ringrazio di essere a questo appuntamento, dopo che la volta precedente abbiamo inaugurato questo corso, ormai tradizionale, di storia dell'arte veneta, con un giornalista scrittore il quale ha dato una visione molto generale, molto anche simpatica, molto ricca di esemplificazioni di quello che è stata la vendita o comunque il commercio delle arti a Venezia e non solamente nell'Ottocento ma anche prima. E oggi invece ritorniamo nel flusso dell'Accademia, dell'Università, con una giovane ma valentissima studiosa, Isabella Colavizza, la quale proviene da Udine, lì si è laureata, ma ha seguito sempre poi il filone veneziano, specialmente dedicandosi a Emanuele Antonio Cicogna, del quale l'altro anno proprio un suo libro è stato presentato qui all'Ateneo Veneto sulle relazioni che Emanuele Antonio Cicogna ha avuto nel corso dei suoi anni con commercianti, con studiosi, con intellettuali. Ma la nostra Isabella, tra l'altro mia cara amica da molto tempo, è anche la segretaria di una onorevole Societas veneziana che si occupa, proprio una rivista che si occupa dell'Ottocento veneziano, e al suo attivo anche delle pubblicazioni interessanti proprio sull'Ottocento: Canova, Tiziano e la Basilica dei Frari a Venezia nell'Ottocento, pubblicata nel 17, sull'inaugurazione del monumento a Tiziano tra dibattito intellettuale e celebrazione poetica, e poi altri titoli per la salvaguardia delle belle arti, l'esercizio della tutela, le commissioni accademiche in storia delle belle arti, l'Ottocento. Quindi ecco una persona che è entrata in maniera molto profonda, e ce ne accorgeremo dalla sua relazione, in questo difficile secolo e in questa difficile tematica che cerchiamo quest'anno in questo corso di esplorare, che è proprio la circolazione delle arti a seguito anche della dispersione delle stesse, e cioè lì dove c'è stata una dispersione del patrimonio dovuto a molte ragioni di carattere storico e economico, da un'altra parte c'è stato l'arricchimento di collezioni private e quindi anche il fiorire di tutta una cultura a latere, non conosciuta a Venezia prima o meno conosciuta, che comunque ha fatto sì che queste opere veneziane rimanessero conservate e conosciute non solamente a Venezia ma anche fuori di Venezia. Io passo senz'altro la parola a Isabella, ringraziandola naturalmente di essere venuta. Vorrei ricordare che i relatori che vengono all'Ateneo sono persone naturalmente di grandissima qualità, ma sono persone che in questo caso vengono assolutamente, gratuitamente a donare il loro tempo, credo come anche una parziale restituzione della quanto la città gli ha dato di materia di studio, ma in questo caso anche per restituire ai cittadini di questa città il loro sapere, e noi per questo la ringraziamo fin d'ora. Bella presentazione. Buonasera a tutti, grazie anche da parte mia per la presenza, viste le previsioni terribili di questa giornata. Che non è finita. Che non è finita. Perché stasera alle 10.40 è già ridotto, il vento per fortuna è arrivato un poco di bora.
Vi lascerò prima della quarta, promesso. Sì, sì. Sicuramente. E, l'intervento di questa sera, che segue appunto quello di Fabio Isman, che era dedicato appunto alla dispersione del patrimonio veneziano nel corso dell'Ottocento, si propone di affrontare diciamo così, il discorso, la questione del collezionismo veneziano, quindi anche della formazione, non solo della dispersione, ma anche della formazione di nuove collezioni, più che altro nella prima metà dell'Ottocento, per lasciare la parola poi a Martina Massaro, che troveremo in una delle prossime lezioni, con alcuni casi significativi da Treves a Papadopoli a Giovanelli. E il mio intervento quindi è vuole offrire proprio una panoramica, quindi sarà proprio una passeggiata, vista appunto anche l'ora, e che andrà a, diciamo così, offrire uno sguardo su alcune collezioni che possono essere definite raccolte d'arte, ma anche ovviamente raccolte che vengono riunite da mercanti e da antiquari, e collezioni che vengono riunite da figure nuove di raccoglitori, di estrazione soprattutto borghese o alto borghese, e vedremo alcuni esempi significativi di segretari appunto, o impiegati dello Stato, che quindi decidono di raccogliere opere d'arte, biblioteche e diciamo così, oggetti diversi. Quindi una panoramica su figure nuove di collezionisti. Allora, considerata la sede in cui mi trovo, ho pensato di iniziare con una serie di immagini, di fonti che vengono utilizzate dagli studiosi di Ottocento, non solo di collezionismo dell'Ottocento, ma anche di storia dell'Ottocento veneziana, e che quindi ci introducono in questo mondo, come dicevo, circoscritto alla prima metà dell'Ottocento. Sicuramente una fonte indispensabile per chi si appresta appunto a studiare appunto il collezionismo dell'Ottocento è rappresentato dall'intervento di Francesco Zanotto, che troveremo anche in seguito, con Galleria Pinacoteca e raccolte di oggetti d'arte, che viene pubblicato in Venezia Le sue lagune, una pubblicazione sicuramente nota, che viene appunto data alle stampe in occasione del nono congresso degli scienziati a Venezia, appunto nel 1847, e dove Zanotto presenta una serie di collezioni importanti, di raccolte importanti, che assolutamente il visitatore appunto veneziano doveva vedere. Un'altra importante fonte è sicuramente Venezia Colpe d'Occhio Letterario, Artistico e Storico, che è una guida che viene compilata, qui la vedete nella prima versione italiana, da Jules Lecomte, che è appunto questo studioso, questo appunto erudito francese, che fornisce veramente una narrazione appunto di Venezia, parlando e descrivendo non solo i luoghi più importanti, ma anche i personaggi, quindi fornendo delle informazioni importantissime proprio sui personaggi presenti a Venezia in questo periodo. E poi, come terza fonte, non potevo non inserire le iscrizioni veneziane di Cicogna, di Manuele Antonio Cicogna, perché ovviamente è un'opera fondamentale, imprescindibile per la storia veneziana e anche per il collezionismo, per la storia del collezionismo del mercato. Perché le iscrizioni, che ricordo vengono pubblicate dal 1824 al 1864 in sei volumi, rappresentano un'occasione per Cicogna per sfoderare tutta la saggezza, la conoscenza, la competenza che questo erudito ha,
perché a partire dalle iscrizioni che lui riporta, ovviamente iscrizioni conservate nei principali punto sede punto veneziane, in particolare le chiese, lui ha la possibilità di andare a narrare, a descrivere i personaggi che appunto vengono indicati in queste iscrizioni. Quindi è una sorta di storia nella storia. Ed è interessante perché queste notizie, che diventano una sorta di profilo biografico, mi viene in mente il profilo che viene tracciato a proposito dell'artista Paolo Veronese, a partire dall'iscrizione appunto conservata nella chiesa di San Sebastiano, dicevo, profili biografici che vengono poi arricchiti da informazioni, da una serie di particolari per noi preziosissimi, soprattutto perché Cicogna fornisce delle notizie di cronaca veramente per noi molto accattivanti, in alcuni casi divertenti, ma che sicuramente sono indispensabili per ricostruire, in questo caso, la rete di contatti, di conoscenze, quindi la rete anche del mercato d'arte. Dicevo, Cicogna è importante, e ovviamente se ne rendono conto tutti gli storici successivi, a partire da Cesare Augusto Levi, che qui ricordo perché ovviamente la sua opera, le collezioni veneziane d'arte d'antichità, rappresentano un punto di partenza importantissimo per lo studio delle collezioni veneziane, proprio perché fornisce anche una serie di inventari. Come potete vedere nella slide, appunto nell'immagine di destra, Levi fa riferimento proprio ad una nota di Cicogna e lo fa in diversi punti della sua opera. Quindi Cicogna viene ovviamente ricordato proprio come fonte di notizie per appunto la compilazione di questo volume. Cicogna non fornisce solo informazioni attraverso le iscrizioni veneziane, ma anche attraverso altri strumenti che fortunatamente sono conservati alla biblioteca del Museo Correr, e qui faccio riferimento, ho preso un caso esemplificativo, perché ovviamente sono tantissimi, e dicevo, notizie che vengono conservate e che si possono rintracciare sia all'interno dei manoscritti di Cicogna, e qui vedete un esempio sulla sinistra, questo è un appunto velocissimo che Cicogna stende per ricordarsi, quindi per segnarsi, che cosa? Un avvenimento importantissimo, ovvero la vendita del dipinto La famiglia di Dario ai piedi di Alessandro di Veronese, che come ben saprete viene venduta dal conte Vettore Pisani a metà dell'Ottocento, precisamente nel 1857. A destra trovate la citazione tratta dai suoi diari, che rappresentano un altro strumento importante, perché ovviamente anche all'interno dei diari vi sono informazioni, aneddoti, curiosità e vi è, se vogliamo, la cronaca veneziana del tempo. Ma Cicogna non è importante solo come fonte come fonte proprio strumentale per lo studio del collezionismo dell'Ottocento, ma bensì anche collezione. Perché? Perché Cicogna mette insieme una collezione veramente ampissima che comprende sia la biblioteca sia poi anche una collezione d'arte eterogenea. Allora, qui mi scuso perché ci saranno due slide incomplete, non so perché questa immagine non risulta, cioè non si vede appunto nel computer, vi assicuro che a casa si leggeva, quindi fidatevi di me. Sulla sinistra avevo inserito un passo tratto proprio dalle Comte, dalla guida, che andava a descrivere addirittura in tre pagine la collezione di Cicogna, ricordando gli esemplari rarissimi, le commissioni, le varie miniature, ricordando le centinaia, e dico centinaia, edizioni di Boccaccio, oltre ovviamente ad altri testi rarissimi come la Bibbia, come un testo molto importante appunto attribuito a Leonardo e via avanti. Le Mariegole, quindi è veramente un patrimonio sterminato, sia di manoscritti che poi di opere d'arte. Ovviamente la collezione d'arte è una collezione eclettica, propria di un erudito dell'Ottocento,
che comprende all'interno avori, che comprende bronzetti, fino ad arrivare poi anche a opere d'arte dipinti. Sulla destra trovate un'immagine che è tratta dall'inventario che Stende Cicogna della sua collezione di manoscritti. Purtroppo non riuscirà a compilare tutti gli inventari appunto della collezione, ma in questo caso abbiamo un riferimento importante che qui ho inserito per darvi anche un po' l'idea di quelle che sono gli strumenti in uso anche agli studiosi appunto di storia del collezionismo, ovvero gli inventari. Dicevo, la sua collezione molto ampia, qui ho inserito due esempi a mio avviso significativi, da una parte una miniatura, ovvero il giuramento dei procuratori di Citra, e dall'altra l'opera, se vogliamo, più rappresentativa della sua collezione pittorica, attribuita appunto a Canova, quindi il ritratto di Amedeo Svajer, anche questo ovviamente conservato al Museo Correr, perché Cicogna donerà la propria collezione prima addirittura della sua morte nel 1865 appunto ai Musei Civici di Venezia. Una slide che ho voluto inserire sempre a chiudere, diciamo, questa parentesi un po' ampia, e scusatemi se mi permetto di farlo, su Cicogna, e che riguarda un po' il metodo utilizzato da questo erudito e che vi dovrebbe far capire anche proprio la puntualità, la precisione e l'attenzione che presta Cicogna alla, diciamo così, a tutte le annotazioni che lui redige, che scrive, che si appunta a pro degli studiosi, come lui stesso appunto amava ricordare. Togliamo questo, ecco, e annotazioni che veramente caratterizzano e arricchiscono la gran parte dei manoscritti, la gran parte dei volumi da lui raccolti. In questo caso abbiamo un volume di miniature, sono le storie di Cristo, di cui vedete appunto a sinistra un particolare, secondo me, carinissimo, con questa foglia d'oro. E dicevo, un codice dove Cicogna inserisce un piccolo fascicolo con tutta una serie di note relative al codice, relative al volume. Sono note che riguardano sia la parte stilistica, proprio con dei confronti tra codici diversi, sia la parte riguardante la provenienza. E questo è per noi ovviamente interessantissimo e direi imprescindibile, proprio per ricostruire la storia delle provenienze e quindi ricostruire le peregrinazioni di queste opere. Come potete vedere appunto a destra, Cicogna, con questa sua nota calligrafia, si appunta la provenienza del codice, che a partire da Alessandro Volpi passa attraverso la collezione di Domenico Zoppetti, che troveremo poi, per finire poi appunto nella raccolta di Cicogna. E Cicogna si appunta anche la data di questa sua annotazione, nel mese di agosto 1848, e qui è carino ricordare il fatto che Cicogna lo fa in una Venezia appunto assediata, come lui stesso scrive. Un altro interessante appunto riguardante sempre questo volume è questo. Cicogna si segna quindi tra le varie note anche la visita di tale Arzen di Amburgo. Arzen era un famoso antiquario, famoso proprio a livello internazionale, a livello europeo, che chiede a Cicogna di visitare la sua collezione, perché era proprio una delle collezioni più importanti a livello europeo. E Cicogna si appunta, quest'oggi, l'8 giugno 1851, la visita di tale Arzen, che identifica la mano di un artista senese in queste miniature. Usciamo, diciamo così, dalla raccolta di Cicogna, che però ci accompagnerà lungo tutto questo percorso, perché come vedrete Cicogna non solo è amico di alcuni importanti collezionisti che andremo a qui a nominare, ma Cicogna andrà anche a diciamo così, raccogliere tutta una serie di notizie importanti per noi oggi, imprescindibili, per ricostruire appunto la storia di alcune raccolte. Entrando all'interno della categoria che io qua ho indicato come nobili,
Vi presento appunto Benedetto Valmarana. Benedetto Valmarana è una figura altrettanto importante della, della vecchia appunto nobiltà veneziana. Lui eredita la collezione che riceve dalla moglie, figlia di tale Giuseppe Mangilli. Eredita anche il palazzo, l'attuale palazzo appunto Valmarana Mangilli, che si trova appunto ai Santi Apostoli con affaccio sul Canal Grande. Palazzo che sarà sede di un'importante collezione, ma anche di un importante salotto intellettuale. Qui mi piace ricordare come Benedetto Valmarana amasse circondarsi di artisti, ma anche di studiosi. Lo stesso Cicogna dice di essere frequentatore abituale appunto del palazzo Valmarana, dove si recava ogni sera, insieme anche a Casoni, insieme a Bosa, insieme a Giovanni Pividor, quindi era veramente un punto di aggregazione. Oltre a essere un punto di aggregazione, come dicevo, il Palazzo Valmarana è anche sede di un'importante collezione che qui ci viene descritta da Zanotto in Venezia le sue lagune, dove appunto Zanotto fa riferimento sia alla presenza di opere di artisti contemporanei, mi viene in mente appunto il famoso Alfonso II di Pietro Paoletti, e poi fa riferimento anche alla collezione di oggetti, di medaglie, di stampe. La collezione di stampa di Benedetto Valmarana era molto nota e apprezzata, ma anche alla collezione pittorica. Della collezione pittorica viene fatto, diciamo così, viene riconosciuta soprattutto alla presenza di un'opera attribuita a Tiziano. È un'opera che deposizione che, di cui Venezia appunto conservava una seconda versione presso la collezione Manfrin. Questa di Palazzo Valmarana sarà diciamo scelta da Natale Schiavoni, di cui riferiremo dopo, e viene appunto inserita come appunto incisione all'interno dell'opera 40 quadri celebri della scuola veneta. Un altro nobile, sempre amico di Cicogna, scusatemi, ma Cicogna era amico di tutti, quindi necessariamente ritorno a, lo cito sempre, è quella di Agostino Sagredo. Agostino Sagredo eredita parte della collezione dei Sagredo di Santa Sofia, che ricordo essere stata formata prima da Nicolò e poi essere stata arricchita da Zaccaria e Gherardo Sagredo, e in parte eredita la collezione dei Sagredo residenti invece a San Francesco della Vigna, da cui lui stesso appunto proviene. All'interno di questa collezione, che Agostino Sagredo dona poi ai Musei Civici di Venezia, compreso anche un importante nucleo di manoscritti, vi segnalo questa, secondo me, molto curiosa opera dell'Orbetto, una Madonna con Bambino e Santi, sul cui retro noi possiamo vedere anche la dedica fatta appunto al nonno, quindi agli avi di Agostino Sagredo, da parte di tali Pietro e Gaetano Dander, cittadini bresciani. La collezione di Agostino Sagredo contemplava al suo interno anche importanti esemplari di pittura fiamminga, come la Crocifissione che vedete qui a destra. Allora, con Agostino Sagredo lasciamo la vecchia nobiltà, di cui avete, credo, abbondantemente discusso la volta precedente, nella precedente lezione, e per rimanere appunto a Santa Sofia, dove troviamo la bottega, se vogliamo, comunque diciamo, possiamo definire negozio, di tale Domenico Zoppetti. Domenico Zoppetti era un negoziante di lana, quindi l'ho inserito all'interno della categoria dei commercianti antiquari, ma Domenico Zoppetti è un importante collezionista con una importante passione, soprattutto per Antonio Canova.
Come potete vedere in questa diapositiva, dalla fotografia che vedete appunto sulla destra, Domenico Zopetti era riuscito a mettere insieme un nucleo importante di opere relative ad Antonio Canova di cui riferisce anche in una lettera che spedisce a Cicogna, perché Cicogna sarà anche l'autore di un opuscolo, di una piccola guida relativa proprio alla collezione di Domenico Zopetti, dove appunto descrive questa raccolta canoviana formata da 5 dipinti, da 2 acquarelli, da un abbozzo di tela che appunto vedesi nel Tempio di Possagno, da sculture. Quindi era una collezione, un nucleo canoviano a cui ovviamente Zopetti teneva moltissimo, tanto da far costruire un armadio, il cosiddetto armadio Canova, che potete vedere appunto al Museo Correr, che conferma proprio la sensibilità di questo personaggio nei confronti sì del collezionismo, della propria raccolta, ma anche della fruizione che poteva essere fatta. La raccolta di Domenico Zopetti viene tra l'altro curata da Lorenzo Urbani, che segue l'allestimento di questo spazio appunto dedicato alla raccolta, che si trovava appunto a Santa Sofia, e spazio che risulta, come ci ricordano anche le guide, importante e innovativo per la presenza di lucernai che attraverso i quali appunto passava una luce naturale che quindi riusciva a illuminare le opere della collezione. Collezione di una certa portata, di un certo rilievo, tanto da essere scelta tra le mete più interessanti per i partecipanti al IX congresso degli scienziati. Nel 1847 la collezione di Domenico Zopetti viene aperta e visitata appunto da questi importanti appunto scienziati e da diciamo così un pubblico anche di appassionati collezionisti. Questo ce lo ricorda anche appunto le guide del tempo, ci ricorda anche Cicogna, che appunto segnala questo raccoglitore di antichità nostre, di disegni, di quadri, di monete, di medaglie, di bronzo, che in poco tempo radunò molto. Quindi a sottolineare proprio l'attività di questo personaggio, che muore nel 1848 lasciando la propria collezione, che contemplava al suo interno anche opere di artisti contemporanei, perché ricordo ovviamente anche importanti dipinti commissionati a Pietro Nordio, a Menegatti, a Marco Comirato. Quindi era una collezione dove si confrontavano sia artisti contemporanei che opere di arte antica. Quindi con il legato nel 1848 la collezione passa ai Musei Civici di Venezia. Ditemi se vado troppo veloce, se vado. Dicevo, una categoria, quella dei commercianti, antiquari, mercanti, perché poi la distinzione non è così netta, che vede a suo interno l'attività di una figura assolutamente molto interessante e che anzi meriterebbe uno studio più approfondito, che è quella di Antonio San Quirico. Antonio San Quirico compare in tutte le guide del tempo, in tutte le guide contemporanee, quale proprietario di un gabinetto di antichità. Ecco, quindi in questo caso il termine che viene utilizzato per descrivere la collezione è gabinetto. La raccolta si trovava a San Teodoro, viene, diciamo così, riunita in un arco cronologico abbastanza breve, dal 1830 al 1856, quando San Quirico deciderà di lasciare Venezia per andare a vivere a Locarno. La collezione di Antonio San Quirico viene formata a partire da nuclei di opere
che lui stesso acquista dalla vendita di altre collezioni nobiliari importanti. Faccio riferimento alle collezioni Capello, Nani, Grimani e Rezzonico. Quindi sono le principali collezioni a cui lui fa riferimento. Il progetto di Antonio San Quirico prevedeva quindi non solo la creazione di questa raccolta, che poi ovviamente avrebbe messo sul mercato, ma anche la pubblicazione di un'opera per associazione che avrebbe compreso al suo interno una serie di litografie, circa 70, divisa in tre parti, in tre sezioni. La prima avrebbe dovuto descrivere la collezione Grimani, la seconda i vasi greci, perché San Quirico possedeva un'importante collezione di vasi greci, e la terza sezione avrebbe dovuto contemplare la collezione Nani. Di questo progetto rimangono solo alcune litografie, perché San Quirico non riesce a concludere l'impresa. Impresa che viene accolta, cioè l'idea viene accolta da Cicogna. Cicogna cosa decide di fare? Decide di raccogliere tutte le litografie che erano state pubblicate da San Quirico e di cercare di completare con altre stampe, con altri disegni che lui stesso fa, la collezione. Decide di mettere poi insieme tutto questo materiale fino appunto a formare proprio un volume anche abbastanza appunto corposo, che riunisce tutto lo scibile, o meglio tutto quello che aveva potuto raccogliere Cicogna su Antonio San Quirico, compresi i bigliettini da visita, che qui vi ho inserito appunto sulla sinistra, che secondo me rappresentano anche un po', danno l'idea anche un po' del mercato d'arte di allora. Vedete, ci sono diversi biglietti da visita, quindi era un mercante sicuramente molto attento anche alla sua pubblicità, ecco, sul mercato. Nell'immagine centrale vedete una stampa da un dipinto appunto di Guido Reni, che viene annotata da Cicogna appunto come pala di Guido Reni esistente presso Antonio San Quirico. In questo caso ci dà l'anno, quindi l'anno in cui la pala era presso la collezione San Quirico, e addirittura anche la provenienza dell'opera. A destra invece ho inserito un'immagine di una delle litografie stampate da San Quirico. Come potete vedere, in questo caso è un ritratto di Van Dyck, e viene indicato come quadro presente nel Museo San Quirico. Quindi il mercante amava, ecco, fregiarsi anche del titolo di proprietario di un museo. San Quirico ci permette di, diciamo, rimanere sempre all'interno della categoria antiquari mercanti, ma di introdurre un altro personaggio. Perché? Perché parte della collezione di San Quirico viene venduta nell'ottobre del 1846 a tal negoziante Guglielmo de Bon, da non confondere con Giuseppe, che troveremo dopo. Qui a sinistra trovate una nota manoscritta di Cicogna, sempre, che ci testimonia appunto la vendita, e lo fa proprio trascrivendo tutto l'inventario, cioè tutta la sequenza, tutto l'elenco di opere che vengono acquistate da tale De Bon, che era un negoziante, un mercante di origine francese presente sulla piazza veneziana. Guglielmo De Bon mi permette, diciamo così, di coinvolgere anche un altro mercante, che è Auguste de Sivry, anche lui di origine francese, che risulta attivo a Venezia dal 1810, e che a un certo punto deciderà di lascia per testamento la collezione a Guglielmo de Bon. Quindi Guglielmo de Bon, che qui cito, non solo acquisisce, perché acquista parte della collezione San Quirico, ma riceve in eredità da Sivry
un'importantissima collezione nel 1842, collezione che tale personaggio che aveva il proprio studio a Palazzo Martinengo aveva messo insieme veramente in pochissimo tempo. Quindi questo ci dà anche l'idea delle dinamiche del mercato d'arte già agli inizi dell'Ottocento. La collezione di Sivry viene formata a partire da acquisti che lui fa a livello europeo, ma anche a livello veneziano ovviamente. Una delle collezioni più importanti acquisite da Sivry è appunto la collezione Tiepolo, da cui proviene questa disputa dei dottori di Paris Bordone, che poi per una serie di giri, di scambi e di vendite finirà a Boston nel museo di Isabella Stuart Garden. Un'altra collezione importante, un'altra opera importante presente nella collezione di Sivry è questa stupenda Annunciazione di Crivelli, finita poi alla National Gallery di Londra. Allora, questa è la pagina che vi dicevo mancante, mancante appunto della descrizione di Lecomte. Diciamo che Lecomte individua tra i mercanti e gli antiquari del periodo anche Giovanni Querci della Rovere e Antonio Zen. Altre due figure quasi sconosciute, su cui spero potrà approfondire una studiosa che è qui presente in sala. E, tra l'altro, Giovanni Querci della Rovere era anche l'informatore di Cicogna, quindi era colui che dava le informazioni, che spiava a Cicogna i vari giri di opere, compresa la vendita del citato quadro di Veronese, La famiglia di Dario e i piedi di Alessandro. Di Antonio Zen ho voluto inserire qui una richiesta di permesso di esportazione risalente appunto agli anni 40, vedete firmata appunto da lui. E questo per darvi anche l'idea di come funzionasse in effetti il mercato d'arte e di come le opere circolassero. Nella prima metà dell'Ottocento ha, diciamo così, ad avere questo ruolo di garante, di sorvegliante sul mercato d'arte era l'Accademia di Belle Arti. L'Accademia di Belle Arti aveva questo importantissimo compito, cioè quello di confermare o di negare le richieste di esportazione e le richieste di vendita. Per lungo tempo ho avuto la fortuna di poter sfogliare, di poter consultare le buste appunto conservate all'archivio storico dell'Accademia, dove veramente è possibile ritrovare non solo inventari e elenchi di opere che appunto fuoriuscivano da Venezia, ma anche il nome degli antiquari e dei mercanti che allora erano attivi a Venezia, tra cui appunto Antonio Zen, che arriva addirittura ad un totale di quasi 500 opere esportate. Ecco, per questo, per darvi l'idea anche della mole del mercato d'arte. Entriamo adesso in una nuova categoria, che è quella della borghesia o nuova nobiltà, dove, diciamo così, troviamo personaggi diversi, molti rappresentanti dello Stato, molti segretari imperiali, e tra cui appunto Giuseppe Dal Bon, che viene citato, lo vedete sulla destra, anche da Cicogna nel suo saggio di bibliografia veneziana, come vice segretario dell'Imperial Governo delle province venete e come proprietario di una collezione di bronzi, medaglie, dipinti e oggetti d'arte. A darci conferma di questa informazione fornita da Cicogna è un diciamo, inventario, se vogliamo, sintetico, sempre trascritto da Cicogna, che conferma appunto la vendita di questa galleria e libreria di Giuseppe Dal Bon nel 1840, che in questo caso viene assicurata appunto dalla compagnia di assicurazione appunto di Venezia, ed elenca una serie di opere importanti sia
appartenenti alla libreria sia appartenenti alla collezione grafica, perché Giuseppe Dal Bondo aveva messo insieme un nucleo importante di disegni e di stampe. Allora, sempre appartenente a appunto questa galleria, a questa categoria di borghesi, è la figura di Gaspare Craglietto, che qui cito attraverso, diciamo così, il catalogo di vendita che viene stilato da Zanotto nel 1840. Zanotto sarà l'autore di molti cataloghi di vendita nel corso dell'Ottocento, cataloghi che sono altrettanto importanti per noi, ovviamente, per avere informazioni sulle collezioni. Gaspare era un capitano mercantile di origine istriana e che aveva messo insieme appunto questa importante collezione attraverso acquisti diversi. Anche in questo caso vengono chiamate in causa le più importanti famiglie nobili appunto veneziane, Grimani, Farsetti, Corner, quindi anche Craglietto ovviamente deve diciamo così, pensare a, diciamo così, alla sua raccolta, e lo fa ovviamente a discapito della dispersione di queste importanti collezioni. La caratteristica, se vogliamo, il fiore all'occhiello di questa collezione è sicuramente il nucleo dei primitivi. A lato del ritratto di Craglietto, che viene realizzato da Placido Fabris, che tra l'altro era un mediatore e aiutante dello stesso Craglietto, trovate due opere, una di Bartolomeo Vivarini, che è la Madonna e Santi, che si trova nel Duomo di Lussingrande, questo perché appunto Craglietto deciderà di donare parte della sua collezione alla terra natia, e poi trovate questo altrettanto meraviglioso Crivelli, che è la Madonna della Passione e che oggi si conserva a Verona al Museo di Castelvecchio. Allora, un'altra figura di borghese è Francesco Galvagna. Qui ho deciso di presentarvi il retro di un'opera d'arte, perché secondo me è molto interessante il poter ritrovare anche le indicazioni della provenienza delle opere, no? Attraverso queste indicazioni, appunto, a volte sommarie come in questo caso, che però ci confermano, ci testimoniano la provenienza qui da Palazzo Savornian a Cannaregio. Francesco Galvagna infatti era proprietario del Palazzo Savornian, attuale sede dell'Algarotti, dove aveva messo insieme una collezione importantissima dei dipinti antichi, che qui viene citata da Jacopo Fontana all'interno del manuale ad uso del forestiere in Venezia. Siamo sempre nel 1847, quindi fate caso anche alla data in cui vengono redatte le guide e questi cataloghi, sono gli anni 40-50. Dicevo, un'importante collezione di dipinti, molti di Andrea Schiavone, o meglio attribuiti ad Andrea Schiavone, e Bassano ovviamente, Zuccarelli, ma anche appunto l'Orbetto, fino ad arrivare al Cavalier Tempesta. Quindi una collezione molto ampia. Anche qui sicuramente ci sarebbe bisogno di approfondire diciamo, il momento, la fase di dispersione di questa collezione, di questo consigliere dell'imperatore d'Austria, in quanto al momento abbiamo delle informazioni e delle notizie discordanti. Ricordo il Fapanni, Fapanni appunto redige questa diciamo, se vogliamo, guida, o comunque dà delle indicazioni importanti sulle collezioni presenti a Venezia alla fine dell'Ottocento, nel 1889, e ricorda la vendita al Duca di Modena, sia della collezione che del palazzo. Un'altra nota, invece appunto manoscritta, ricorda la vendita ad un mercante francese nel 1855. Quindi qui abbiamo due notizie
che però attendono di essere, ecco, validate. Dicevo, questa collezione appunto nel 1855 comunque verrà dispersa, parte del nucleo pittorico verrà acquisito dall'intermediario di Eastlake, Charles Eastlake, ovvero verrà acquistato dalla National Gallery di Londra. 10 dipinti, di cui solo uno si, diciamo così, confermerà di un certo valore, perché gli altri risulteranno dipinti di scuola o attribuiti ad altri artisti. Sempre all'interno appunto di questa categoria cosiddetta appunto borghese troviamo la collezione di Valentino Benfatto, che viene ricordato come ricercatore solerte di antiche tavoli e tele. Anche lui ovviamente acquisisce parte della propria collezione dalle vendite delle raccolte nobiliari, in questo caso cito la collezione Pesaro, Gradenigo, Vendramin e anche Capodilista di Padova. Una parte della collezione invece viene acquisita dal De Magno nel 1855. Il catalogo viene redatto, come potete vedere, da Francesco Zanotto, siamo nel 1856. Tra le opere, sono 160 le opere che vengono descritte da Zanotto, vi è anche questo dipinto di Tintoretto, La risurrezione di Lazzaro, che ora si trova al North Carolina Museum. Anche questa collezione verrà dispersa, in questo caso Benfatto deciderà di lasciarla al conte di Chambord, Enrico, che era il figlio della duchessa di Berry, un'altra importante collezionista appunto veneziana di metà Ottocento. Ora, sono anche abbastanza in orario, 6:20, mi accingo di introdurre l'ultima sezione, che è quella che riguarda un'altra categoria, ovvero quella degli artisti, collezionisti, mercanti. Anche in questo caso la categoria degli artisti vede, diciamo così, alcune figure abbastanza di difficile definizione, in quanto molti pittori si trovano anche a svolgere un'attività di attività antiquaria di mercato, molti di questi addirittura con un'attività già assodata appunto di copisti e anche di restauratori. Quindi entriamo in un'altra altrettanto interessante ma variegata categoria. Uno di questi personaggi è Michelangelo Barbini. Michelangelo Barbini, che appunto risulta pittore, ma che ha veramente, e lo confermano i documenti, una attività importante di commercio di dipinti, quindi soprattutto dipinti. Questo è emerso dalle ricerche anche fatte sempre all'interno del fondo dell'Accademia di Belle Arti, dell'Archivio Storico, dove è stato possibile rintracciare una quantità importante di richieste di esportazioni di opere. Qui io vi ho inserito 5 foglietti volanti, anche per diversificare un po' la tipologia di documenti, dove appunto Michelangelo Barbini si era appuntato alcune opere per cui avrebbe richiesto l'autorizzazione all'esportazione, e siamo negli anni, qui vedo una data, 1830, quindi ecco, l'attività di questo personaggio si colloca soprattutto tra gli anni 30 e 40. Michelangelo Barbini viene associato alla collezione Barbini Breganze. Questo perché? Perché Michelangelo acquisisce, quindi eredita, parte della collezione della moglie, che era la figlia di Giambattista Breganze, che era proprietario di una notevole collezione, e che quindi viene appunto lasciata, viene acquisita poi da Michelangelo Barbini, che quindi
intorno agli anni appunto 40 dell'Ottocento, poteva vantare un'importante raccolta di dipinti, dipinti che riguardavano soprattutto pittori veneziani, da Tiepolo, Padovanino, Marieschi, Canaletto e lo stesso appunto Bellotti, con la Parca che qui vedete sulla destra, un'opera che si trova appunto al Museo di Stuttgart. Perché? Perché la collezione Barbini-Breganze verrà messa in vendita nel 1847 e verrà acquistata, e siamo ad un totale di 250 opere, verrà acquistata tutta da Guglielmo II, proprio per la galleria di Stuttgart. Quindi, ecco, questo è una vendita, un interessante esempio di vendita di collezione in blocco. L'ultimo personaggio, anzi forse sono due, quindi uno e mezzo, è Natale Schiavoni. Natale Schiavoni, riconosciuto, quindi sicuramente un artista appunto molto famoso, perché? Perché appunto era ritrattista di corte a Vienna, era un importante miniaturista. Era un pittore di cui ovviamente si conservano opere, la maggior parte appunto dei musei del Veneto, quindi aveva una produzione importante, ma che era anche un importante mercante. Quindi la sua collezione veramente vantava dei pezzi prestigiosi. Collezione che era stata riunita a Palazzo Giustinian, a Santrovaso, e che poteva vantare pezzi come il Sarto di Moroni, opera che verrà acquistata poi dalla National Gallery di Londra, e opere quale l'Uccisione di Sant'Antonio di Giovanni Bellini, anche questa passata poi a Londra. Quindi un personaggio sicuramente interessante proprio per queste diverse sfaccettature, tra l'altro era anche un copista, e passione, attività e collezione che passerà anche poi al figlio. Qui avevo inserito un'immagine sempre tratta dall'archivio dell'Accademia che ci conferma appunto l'attività di Natale Schiavoni come mercante. Questa è una richiesta di permesso di esportazione datata 1851 e vedete anche la bolla dell'Accademia che quindi dava appunto il lasciapassare per le opere. Dicevo, collezione che viene ereditata da Felice Schiavoni, figlio di Natale Schiavoni, anche Felice pittore, copista, era un copista appunto soprattutto di delle opere appunto dei grandi del Cinquecento Veneto, quindi Tiziano, Veronese, Tintoretto, e anche lui, non a caso, mercante d'arte. E per chiudere, ho inserito questo documento appunto archivistico, un documento che attesta una esportazione di un dipinto attribuito a Tiziano, una Beata Vergine, finalmente in America. Quindi questa è una delle prime attestazioni di esportazioni da Venezia in America. Addirittura sappiamo anche il nome del destinatario, tale Hooper a Cincinnati. Quindi ecco, questa mi sembrava una cosa divertente, ecco, un po' magari inedita e sicuramente una curiosità, a testimoniare quindi un'attività che va avanti, perché qui siamo nel 72, che viene portata avanti da Felice Schiavoni, che ahimè a un certo punto dovrà rinunciare, ecco, alla sua amata collezione, morirà nel 1881 e nello stesso anno Luigi Sernagiotto, che sarà appunto familiare ed erede appunto di Felice Schiavoni, compilerà la storia, quindi la biografia di questi due personaggi, Natale e Felice Schiavoni, prima della vendita di parte della collezione nel 1883. Con questo avrei concluso, con questa panoramica. Grazie. Questa passeggiata. Ti ringraziamo veramente. Abbiamo sentito molti nomi noti, ma molti nomi tra l'altro veramente non li abbiamo, almeno io personalmente non li ho mai sentiti. Io vorrei fare solamente un'osservazione prima di dare la parola magari al pubblico, a qualcheduno se vuole fare qualche domanda.
Con l'Ottocento queste vendite spesso sono documentate da documenti d'archivio, dove c'è il prezzo. Il prezzo è importante per riuscire a capire il gusto che allora c'era in quel periodo. Ci sono delle opere, per esempio, a fondo oro, che vengono valutate pochissimo. Teodoro Correr, che qui non è stato nominato perché c'è una storia a parte, ne ha comprati moltissimi di fondi oro, perché in quel momento i fondi oro non erano di gran gusto, mentre per esempio i quadri del Settecento avevano un valore molto alto. Questo è importante proprio per paragonare in questo mercato molto, molto vivo quello che erano le valenze che veniva dato dal pubblico, perché uno paga per quello che naturalmente piace e che il gusto dell'epoca in quel momento consiglia. Isabella naturalmente ha parlato quasi esclusivamente di quadri, ma teniamo presente che vicino ai quadri c'è per esempio un mercato che oggi è sostanzialmente abbastanza poco significativo e che invece nell'Ottocento andava moltissimo, che è quello numismatico e delle medaglie. Cioè le medaglie, io ne ho passati tanti di questi inventari, le medaglie era una merce che era veramente gradita ai collezionisti. Molti raccoglievano medaglie, stiamo parlando anche di medaglie naturalmente importanti, rinascimentali, ma anche celebrative, così come anche la numismatica. La numismatica era un collezionismo molto in auge e fino a un certo punto anche quello delle stampe. Poi naturalmente con l'avvento della fotografia il mercato delle stampe un po' alla volta ha perso importanza. Ecco, quindi questo risvolto che si può trovare in questi documenti che accompagnano le vendite. Grazie. Proprio sul mutamento del mercato e del gusto. Se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, abbiamo ancora un po' di tempo. Prego. Sì, 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 molte. C'erano molti interessi. Dipendeva sotto. Dai funzionari, come esatto. Adesso. Anche perché, questo vale anche per i restauri, chi dava il nulla osta erano gli artisti, i pittori. Quindi giustamente si facevano i propri interessi, quindi potevano negare o un restauro o l'esportazione, la vendita di un'opera a seconda del proprio interesse, appunto. Questo fino a circa gli anni Ottanta. Perché verso gli anni Ottanta viene istituito un vero e proprio ufficio esportazione con dei regolamenti insomma un po' più imparziali, ecco. Quindi sì sì, ci sono moltissime negazioni, moltissime, per fortuna. C'era la signora lì? Era la stessa identica domanda. Sì, è molto affascinante questa sì. Allora, diciamo che sull'esportazione forse un po' meno, non c'era così grande attenzione. Mi è capitato però, ad esempio, in quel caso la conferma di esportazione di un'opera di Bellini, su cui mi sembra avesse avanzato delle polemiche uno della commissione, un membro della commissione, e il presidente della appunto commissione aveva poi giustificato la conferma, quindi l'esportazione, perché di Bellini in Venezia esistevano già molte opere. Ecco, quindi questa era stata la giustificazione per diciamo così permettere l'uscita dell'opera. Quindi comunque è divertentissimo leggere queste carte, perché poi insomma, anche per i restauri, quindi sì. Allora, io sono il guardian grando della Scuola Grande di San Teodoro. Lei prima ha citato che appunto delle opere, ecco. E io da qualche anno sto facendo delle ricerche, non mi personalmente, avevo incaricato una persona che ha fatto delle ricerche all'Archivio di Stato. Bene.
per vedere dove erano andate a finire tutti i quadri che c'erano a San Teodoro che, quando è stata chiusa con Napoleone. E però finora non ho trovato assolutamente niente, per cui se lei potesse, anche magari ci sentiamo in un altro momento, vedere come posso fare. Sì, qua ci sono diversi casi, secondo me, che meriterebbero un approfondimento, soprattutto la categoria degli antiquari, dei mercanti, perché riuscivano veramente ad avere dei contatti, cioè c'era una rete dietro impressionante, e quindi sì, meriterebbero sicuramente... Perché da libri che ho visto, che ho letto, ho visto che dopo la chiusura della scuola ci sono state due casse che non sono state mandate a Milano, ma in archivio di Stato non c'è l'elenco delle opere che c'erano dentro, per cui non si sa che cosa c'era. Provare con l'Accademia a vedere se Era quello, ma io non riesco ad avere i contatti giusti per parlare. Ma che anni erano precisamente? E dopo la 1807, quando hanno chiuso le scuole grandi. No, lì è difficile, perché diciamo che le carte dell'Accademia danno buoni risultati intorno dagli anni 40. Mm. Prima non c'è proprio neanche non vengono neanche catalogate, quindi si trovano all'interno degli atti, quindi veramente bisogna spulciarsi tutto, un lavorone immenso. Quindi. Ok, grazie. Bene, stanno suonando le sirene, solamente il tempo per dirvi che dalla prossima volta si cambia completamente argomento, che peraltro è abbastanza inedito, che è quello del collezionismo naturalistico. Ci sarà un funzionario dei Musei Civici Veneziani, Nicola Novarini, il quale ci parlerà, con un titolo anche molto ammiccante, Tra mummie di coccodrilli e rospi sotto spirito, il collezionismo naturalistico a Venezia nel XIX secolo. Credo che possa essere molto interessante e speriamo di non essere assillati dall'acqua alta. Grazie, grazie, buonasera. Grazie a tutti per l'interesse. Bene.